Buone palme a tutti voi. La meditazione in musica per la settimana santa nasce senz'altro dalla disponibilità delle musiciste, protagoniste di questo concerto, ma anche dal desiderio dell'Arciconfraternita Santissima Addolorata di non privarsi di un momento artistico che si aggiunge all'intenso programma di celebrazioni, momenti di preghiera e di riflessione di questa Quaresima 2021. I brani scelti sono tratti dal repertorio classico ispirato ai Vangeli della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù e mettono in risalto lo stretto legame tra la croce e la risurrezione, tra lo smarrimento dell'uomo di fronte alla sofferenza e la speranza che è dono dell'onnipotenza di Dio. Siamo sinceramente grati alle professoresse Grazia Salvatori e all'Arceduo e all'operatore e regista Davide Del Mastro per aver realizzato la registrazione di questo concerto per la nostra chiesa di Santa Teresa. Buon ascolto. La nera barba pende sopra il petto. Il volto non è il volto dei pittori. È un volto duro, ebreo. Non lo vedo, ma insisterò a cercarlo fino al giorno dei miei ultimi passi sulla terra. Croce e corona sono legate, combattimento e vittoria sono inscindibili. I cristiani subiscono in ogni momento i tormenti e i nemici che li assediano, ma la loro consolazione è nelle piaghe di Cristo.
E subito il gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito all'aperto, pianse amaramente. Abbi pietà di me, Signore, per amore del mio pianto. Guarda il mio cuore e gli occhi che piangono amaramente. Abbi pietà di me. Muoviti a pietà verso di me. Paolo e Barnaba esortavano i discepoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto». Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. «Venite, affrettatevi e correte, o piedi lesti, verso la grotta che ha nascosto Gesù. Risa e scherzi accompagnino il vostro cuore, poiché il nostro Salvatore è risorto». Thank you.
Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il gregge, Cristo l'innocente ha riconciliato i peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un duello straordinario. Il Signore della vita era morto, ora regna vivo. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti. Cristo, mia speranza, è risorto e precede i suoi in Galilea. Siamo certi che Cristo è veramente risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia. Grazie a tutti per averci ascoltato e vogliamo fare un ringraziamento speciale a Don Michele che ci ha ospitato, all'Arciconfraternita Santissima Addolorata per averci dato questa occasione, alla professoressa Grazia Salvatori che ci ha fatto l'onore di accompagnarci per questo concerto. Noi siamo l'Arche Duo. Grazie ancora a tutti voi, questo periodo per noi è molto importante, poter comunque continuare ad accompagnare questi momenti della celebrazione molto importante attraverso la musica. Grazie.